Maria dicendo: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? E subito ne loda la fede. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Evidente il contrasto tra Maria, che ha avuto fede, e Zaccaria, il marito di Elisabetta, il quale aveva dubitato e non aveva creduto alla promessa dell'angelo, e per questo rimane muto fino alla nascita di Giovanni. È un contrasto. Questo episodio ci aiuta a leggere con una luce del tutto particolare il mistero dell'incontro dell'uomo con Dio. Un incontro che non è all'insegna di strabilianti prodigi, ma piuttosto all'insegna della fede e della carità. Maria infatti è beata perché ha creduto. E l'incontro con Dio è frutto della fede. Zaccaria invece, che ha dubitato e non ha creduto, è rimasto sordo e muto. Perché? Per crescere nella fede durante il lungo silenzio. Senza fede si resta inevitabilmente sordi alla voce consolante di Dio.